Ah, pure nei panni di lei giochiamo. Interessante. Watcher, più punti di vista. Vedo la base, mi sto avvicinando. Ricevuto, Watcher. Adesso si fa sul serio. Mantieni un profilo basso. La metto via. Brava. Dubito che i silenziatori siano d'ordinanza, Darkloff. Ti potrebbero scoprire mentre raggiungi Yuri. Roger, difficile muoversi in una base nemica disarmati. Hai ragione. Yuri ti ha inviato alla sua posizione. Affermativo. Edificio amministrativo di Arklov, vicino all'hangar. C'è una parabola satellitare sul tetto. Ricevuto, parabola sul tetto. Yuri non avrà molto tempo quando si accorgeranno che non c'è. Entro ed esco, senza complicazioni. Conosco bene Arklov. Dimmi cosa vedi e farò del mio meglio per aiutarti. Ma non mi dicono un cazzo, bene. Iniziano a guardarmi in modo strano. Usi le maniere forti, ti ammazzeranno, Laswell. Ok, evitiamo sto sguardi. Sto avvicinando all'ingresso, Nick. Adesso devi entrare. Come faccio a passare lì? L'edificio amministrativo di Arklov. C'è una parabola satellitare sul tetto. C'è un problema. Pare serve un tesserino di sicurezza. Dovrai procurartene uno. Prenderò un tesserino a un ufficiale. Probabilmente chiunque entra o esce ne ha uno. Ottima idea. Cerca un ufficiale uscito dall'edificio. C'è un maggiore che sta uscendo. Non è solo. Aspetta che resti solo e fa ciò che devi per prendergli il tesserino. Non posso mettere KO, magari. C'è neanche bisogno di ammazzarlo. Il maggiore si allontana, sale le scale verso un ufficio. Potrebbe essere un buon posto per sorprenderlo. Mi stava schiamando quello a destra. Iniziano a guardarmi in modo strano. Ti consiglio di non farti notare, Laswell. Segui la missione. A terra. Bersaglio eliminato, tesserino preso. È stato un sacrificio necessario. Andava fatto. La colpa è di Makarov, non tua. Spero che Yuri sappia qualcosa di utile. Sicuramente potevamo anche non ammazzarlo. Ma vabbè, fa nulla. What? Non apre! Ah, ecco. Ci sono. Yuri si trova in un magazzino, in fondo al corridoio sulla destra dell'ingresso. Madonna, Yuri. Io entro. Ho capito. Yuri. Eccolo. Yuri. Watcher, sono colpito, ma non sorpreso. Problemi? Diversi. Danni collaterali? Spero valga il loro sacrificio. Che cos'hai? Un file sulla ricerca di Barkov. Armi chimiche. Da soldato Makarov era molto affascinato da loro. Sono neutralizzabili? È tutto ciò che sappiamo. Perché? Russia e Occidente hanno nemici simili all'interno. Dobbiamo assolutamente collaborare per controllarli. Il nemico del mio nemico è mio amico. Nikolai sarebbe di sicuro d'accordo. Esatto, un vero patriota. Il Cremlino non c'entra con le armi chimiche. Non vuol dire che Makarov non lavori per Mosca. Ci sono estremisti in entrambi i nostri governi. Bravo, ripeti. Laswell, sei lì? Bravo, il segnale è debole, ripeti. Poi sei alla cieca. Ci sono due missili diretti verso la base di Arklov.
Sono dotati di testate chimiche. Se sei lì, vattene via. L'esercitazione. Non lo è. Testate chimiche. Devi salire. Cerco un modo per raggiungere il tetto per l'estrazione. Roger, vado. Ah, volevo salvarlo. Dove sei, Nick? Ma sotto stanno morendo. Bravo, mi spiace. Negativo, ci siamo divisi. Sali. Spero che ce la faccia. Salgo la scala. Sbrigati, Laswell. Il gas sta morendo. Sto ancora salendo, Nick. Usa, aspetta. Laswell, ti vedo. Tradotto? Yeah. Bella famiglia. Grazie. La famiglia è tutto. Mm. Mia figlia sta crescendo. Sua figlia rabbia. E lei come... Tuo figlio Tariq, tuo marito Khalid. Ci conosciamo. Io conosco te, Samara. Hai combattuto nell'ULF contro i rossi? Sì, anni fa. Anni fa. Ascolta e non parlare. Ci stiamo prendendo questo aereo. L'equipaggio e la sicurezza sono tutti dei nostri. E ora anche tu. Per l'Urzikstan. Forza. In piedi. Potevamo essere l'eroina e invece... Scendiamo, dammi il giubbotto. Non so cosa aspettarvi. Ciao Samara. Oggi hai superato le mie aspettative. Chi ti credi di essere? Riguarda quello che sei tu, Samara.
Questo cos'è? La storia. Toglimelo di dosso, brutta figlia di puttana! Sarai un'eroina per quello che stai facendo. Non ti crederà nessuno. Non sono una terrorista. No. Sei una cittadina ispirata da Farah Karim a combattere la Russia. Lotti per la libertà. Tu sei russo. Questo aereo è pieno di russi. Come puoi uccidere la tua stessa gente? Non li uccido io. Sopra i 2500 metri. Per l'Urzikstan, Samara. Ok. Sulla notizia dell'aereo passeggeri russo schiantatosi pochi istanti fa sui monti dell'Urzik. Si sospetta che lo schianto sia stato provocato rapida perdita di una discesa dell'abitacolo, parte fondamentale dell'abitacolo, parte fondamentale delle indagini. I video dei telefoni dei passeggeri potrebbero chiarire cos'è. Poche ore dopo un attacco missilistico alla base di Arklov ha subito molte perdite quando è stato perso. Ipotizza un legame tra i due incidenti. Ha dichiarato che non tollererà terrorismo. Sta ancora indagando. Le tensioni non sono così alte. C'è di sicuro la firma di Makarov. Ha fatto più danni lui in 72 ore di quanti ne abbia mai fatti Connie. Quell'aereo è caduto nel mio paese. Non è un incidente. Devo andare nel luogo dello schianto e provarlo. I dati mostrano che era un volo partito dalla Kastovia e diretto a Sochi. È sparito in questa regione. Non mi serve altro. Arriva sul posto prima delle autorità. Non sono le autorità a preoccuparmi. Auguri, Farah. Luogo dello schianto, oltre la rupe. Lo vedo. Poveracci. Qualcuno ci ha preceduti. Mercenari russi. I conni. Makarov. Ci incolperà anche di questo. Scopriamo cos'è successo lassù. Il mondo deve sapere. Non ci chiameranno terroristi. Mai più. Ma che fai? Vado là sotto. Ci sono almeno 20 uomini armati laggiù. Cosa posso fare? Puoi coprirmi. Raggiungi un punto più alto. Sì, signora. Sei in posizione? Affermativo. Vedo diverse squadre di conni vicino ai rottami. Si stanno impadronendo del sito. Non è stata l'ULF. Dobbiamo trovare qualunque cosa che lo dimostri. L'Aswell ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. Eccoti. Ti tengo d'occhio. Riferirò ciò che vedo da qui. Sono questi uomini vedere... sono i benvenuti nel mio paese. Faglielo sapere. È quello che intendo fare. Se qualcuno qua lo steccano, perché c'è, cioè, mamma mia. Sembra che non muoia mai nessuno. Dico... dei personaggi che devono morire. Sembra un po' assurdo. Uno in meno, ma sta attenta. Il posto è pieno di conni.
Vedremo. Non ce l'abbiamo il drone. Mi ero già affezionato un po' al drone. Comunque, dobbiamo farci strada. Dei dispositivi mobili. Facciamoci strada. Perlomeno abbiamo le armi silenziate. Abbiamo questo in realtà. Non me lo... Ah, ecco. Bene. Fai vedere qua che c'è. No, scusami. Ci sono ancora molte pattuglie. Trovato qualcosa? Una cassa di equipaggiamento di Connie. Si vede che si aspettavano l'assistenza. È quello che avranno. Bel colpo, Kilo. Nessun problema. Puoi procedere. Va bene. Tiriamo il visore. In fondo... Quello non l'ho schiamato. Oh, Gesù. C'hanno veramente una vista incredibile. Complimenti a loro. Battono tranquillamente i miei... Oh, shit. Comunque era meglio... Smetteremo anche la pistola. Se a breve distanza mi piace un botto la pistola. Sembra che non ci sia niente. Là ci sono molti detriti. Da un'occhiata. Affermativo, Echo. Merda. Bene. Ok. Ok. Una piastra. Vediamo un attimo la situazione. C'è uno qua. Uno qua. Un altro lì. Un altro. Guarda, guarda. Madonna, cosa darei adesso per avere un bellissimo Predator. Balestra silenziata. Ah, quasi quasi. Beh, proviamole tutte le armi, no? Comunque, proviamole. Anche se non tutte. Ma c'è qualcosa qua? Scusami una cosa. I detriti di qui? Ah, forse intendo in questo... Tutto questo spazio, magari? Quella zona abbonda di detriti e rottami. Potresti trovare qualcosa di utile. Sto cercando, zio. No. Cazzo, c'è? Non c'è nulla qua. Va bene, sto dando fuoco, però. Ah, questo, magari. Ah. Ecco, qui c'è un telefono. Diamo un'occhiata. È confuso. Qualcuno urla in arabo. Non c'è altro. Dovrò trovare un altro telefono. Let's go. Cerchiamo un altro telefono. Sono molto tentato dal fare casino. No? Il resto dell'area è ancora tranquillo. Devo farlo fuori tanto. Oh, ma c'è una mitragliatrice lì. Che cazzo. Stanno chattando sti bastardi. Vedo altri rottami in zona. Potrebbero esserci dei telefoni. Va bene. No, a me è quello che mi preoccupa. Questa mitragliatrice qua montata. Diverse pattuglie.
Qua per forza di cose o li ammazzo o mi sgamano. Ma devo aspettare che... Aspetta. Trovato. Alex, mi ha trovato morto. Cosa vedi? Vedo una donna armata. Samara. Lei fa parte dei miei soldati. Sei sicura? Sì. Ma lei non lo farebbe mai. Le persone cambiano, Farah. Tuo fratello. Questa è una cosa diversa, Alex. Lo spero. Vediamo cos'altro riesci a trovare. Do un altro. Vedo un mio soldato, Samara. Come un giubbotto esplosivo. Non ha senso. Prima un'arma, ora un giubbotto. Sembra spaventata. Non vuole farlo. Sappiamo entrambi che il mondo non la penserà così. Makarov vuole che il mondo lo veda. Non deve succedere. Va bene. La scatola nera è ancora lì. Dobbiamo trovarla. Ok. Com'è il motore? Sventrato. Qualche residuo, forse dell'esplosione o dello schianto. Che è successo lassù? C'è molta potenza di fuoco e un segnale vicino. Forse proteggono la scatola nera. Cerco. Piano. E a tosto. Ti spacchi il volo! Piso zero. Cazzo, l'ho mancato! Sono vicina alla scatola nera! Cazzo, l'ho mancato di un soffio, raga! Ma che cazzo, ho fatto cagare, non me l'aspettavo! Scatola nera al sicuro! Distruggo tutto, così Makarov non potrà incriminare l'ULF! Affermativo, sei con me? Sempre, Kilo. Formatala. Non restano segnali. Abbiamo preso l'aria bonificata. Andiamocene da qui. Vediamoci al punto d'ingresso. Ricevuto, comandante. Sì, questo è no. Kilo, non ho problema. Ricevuto, di che si tratta? Connie converge sulla mia posizione. Sono compromesso. Aspetta. Dove sei, Alex? Mi senti, 3-1? Eco 3-1, mi ricevi? Contatto, sono qui. Vai, Farah. Partire subito da qui. No, Alex, ti troverò. Cos'è? Aspetta, eh. Bella la G3. Guarda, rientro in casa con troppi che aspetta. Dov'è che devo andare? Madonna, questo mi farebbe comodo. Guarda. Difendiamo la cosa. Aspetta, Bello, resistente. Andiamola. Sei andato? Sì. Cotto. Stupidi. Ok. Dov'è quel... Ok, scorri Alex. Non capivo la sua posizione. Oh, bello questo. Mi piace l'M4, lo sapete. Che poi è utile, prendo torrette robot e non le uso. Ma perché non ce n'è bisogno? Semplicemente, non c'è bisogno per niente. Stupidi. Il JLTV, vai al JLTV! Ok, andiamo. Chi guida? E adesso? Dobbiamo scoprire da dove vengono e dove stanno andando le truppe di Connie. Devi seguirle. Ingaggia solo se è assolutamente necessario. Manterrò le distanze. Cerca di non farti beccare questa volta. Non prometto niente.
su LF con giubbotto esplosivo su un volo di linea russo. L'hanno obbligata, ne sono sicura. Samara, una brava combattente, si è unita a me durante l'occupazione, poi è tornata a casa. Sul luogo dello schianto? Piazzavano prove per incastrarci e recuperare il resto. Abbiamo preso i telefoni a chi abbiamo ucciso. E la scatola nera? Formattata. Bene. Così Makarov non farà propaganda. Se sull'aereo c'erano agenti di Connie, se ne sono andati in qualche modo. Makarov non lascerebbe tracce. Crederanno che l'ULF sia responsabile. Grazie a voi, non è dimostrabile. Qualcuno speculerà, ma avete battuto Makarov. Non basta. Alex cerca Connie. Se sono in Uzbekistan, li troverà. Bene. Quando mi riunirò alla 141, ti chiamerò. E Farah? Sì, Laswell. Mi spiace per Samara. Anche a me. Come va? Sono viva. Fratelli miei! Nick. Come stai, Nick? Ora meglio, capitano. Che cazzo di casino. Questo è un video del passeggero, con una carta d'imbarco per il volo 761. Passaporto falso. O un complice. Più probabile. E non l'hanno fermato. È passato e basta. E Makarov. E da fare a Alex? Niente di decisivo. Quella merda imbottisce missili americani con armi chimiche per ammazzare la sua gente. Ammazza i civili. Dando la colpa a Farah. E agli Stati Uniti. Sta giocando col fuoco. Sono false provocazioni. Vuole una guerra. Est contro Ovest. Lo scontro perfetto. Gli stanno credendo, Kate. Siamo messi male, ragazzi. Ce l'avevamo in pugno, cazzo. Avrei dovuto ucciderlo allora. E invece? Gold Eagle, abbiamo 6 colpi d'arma da fuoco e almeno un'esplosione confermati nello stadio con diversi feriti. Ricevuto, siamo in arrivo. Attenzione, Makarov potrebbe essere ancora dentro con i suoi. Se è lì, tiratelo fuori vivo. Roger, i soccorsi medici? Interverranno solo quando la zona sarà in sicurezza. Forse la sala VIP al secondo piano è il prossimo bersaglio di Makarov. Porca troia. Puoi dirlo forte, io e Ghost siamo a 10 minuti. Prendiamo quel mansardo, chiudo. Makarov ha minacciato l'aeroporto e invece ha colpito lo stadio. Occhio prima di sparare, non sappiamo chi ci sia dentro. Makarov! Hai sentito, Shepard? È stato chiaro? Ferma! Via da qui, via! Porca troia! Price, attento! Un soffio. Accesso all'area VIP. Al secondo piano, muoviamoci! Gesù! Contatto! In cima alle scale! Scale libere! L'atrio più avanti! Io quando ci sono delle scale! Oh. Contatto davanti! No, la granata! Si siamo dentro e diretti all'area VIP. Membri della Inner Circle si spacciano per poliziotti. Passo. Ricevuto. La polizia in loco è da considerarsi ostile. Ricevuto. Scappate, via! No! Stai giù!
Quindi l'attentato. Facciamo rimuori. Procedo. Fuori. Procedo. Oh. Sti stronzi. Ma buttatevi a terra, che cazzo fate? Cioè, ma. Ma cazzo fai? Che avevo un cazzo di niente. Ma devo ringraziare perché almeno steccano i civili. Ehia, io non posso sparare. Levate. Libero. Ora le scale. Dobbiamo andare di sopra. Via da qui. Taglio per il negozio. Negozio. Ok. Procedo. Madonna. Salvatevi. Andiamo al secondo piano. Va avanti sopra. Mi dirigo alle scale. Ma che cazzo? Due a terra sulle scale. Capito. Andiamo. Nemici a terra. Ok. Uscita bloccata. Vado. Livello esecutivo. L'area VIP è vicina. Entriamo su. Mi spiace per tuo marito. È andato in un, okay, un posto migliore. Movimenti all'interno. Occhio. Vai, sergente. Devo procedere per i cazzi. Ah, ok, pensavo. Ok. Forze speciali! Mani bene in vista! Soccorritori, non sparate! Come avete fatto ad entrare? La sicurezza! La sicurezza ci ha fatti passare! Con chi siete? Vi prego! Siamo merda, qui per mi serve vite. Aiuto qui! Soldato, mi serve aiuto! Sta pronto, sergente! Questa gente va portata subito in ospedale! Madonna, con chi si arma? Uffo! Mica me lo immaginavo, sti bastardi! Stai bene? Ha preso la piastra. Che non ho. Avevano esplosivi. Era il loro prossimo bersaglio. Capo Gold Eagle, esplosivi nell'area VIP. Nessuna traccia di Makarov. Ricevuto. Mettete in sicurezza. Isolate l'area, così Makarov dovrà uscire in fretta. Siamo a 5 minuti. Non deve scappare, figliolo. Roger. Un garage. Affermativo. Sistema gli esplosivi e vai all'estrazione secondaria. Capito. Ok. Nessun obiettivo. Figo. Possiamo cambiare il tipo di mirino. Mi piace. Mi piace. Qui usiamo l'ascensore. Siamo sicuri? In una situazione del genere possiamo usare l'ascensore. Ora. Aperti per Makarov. Strage totale. Non sparare. È un civile. Mettiti al sicuro, vai. Sì, guarda. Arrivo. Al riparo. Forse è Makarov. Madonna, esci davvero. Esci subito dal veicolo. Fuori uso. Mettere in sicurezza. Sono all'ambulanza. Apri. Mani! Le mani! Mani in alto! Era lui. Oh, cazzo. È lui. Vladimir Makarov, esci subito dal veicolo. Niente scherzi. Sta fermo lì. E ora non muoverti. Perquisiscilo. Hai paura, capitano, e fai bene. Taci. Resta in ginocchio, struzzo. È pulito. Volete uccidermi? Oh, sarei tentato. Dovreste farlo. E tu dovresti dire ai tuoi uomini di arrendersi. Non sono addestrati a farlo. È più la vostra strategia. Tienilo d'occhio. A tutti, abbiamo Makarov, lo portiamo via. Ricevuto, John. Proveranno a riprenderselo. È quello che vogliamo.
A sinistra superiamo il veicolo e avanziamo. Roger. Avanti. Libero. Forza. Tieni Makarov in movimento. Mi state mettendo nei guai. Muovete. Di portarmi via così. Possiamo anche trascinarti. Catturarmi non significa niente. Significa che hai perso, Vlad. Sciocchezze. Per battermi dovete prima battere il mio piano. E mi dispiace informarvi che non succederà niente. Contatto! Oh, Makarov! C'è un altro. Libero. Yes. Affermativo. Prendi Makarov e andiamo. Lo prendo io. Qui non è sicuro. Muoviamoci. Non sarete mai al sicuro. La fortuna ti abbandona, Makarov. Fortuna. Non ci ho mai creduto. Per me sta tutto nella pianificazione. Avevi anche pianificato di marcire in prigione. Puoi rinchiudere un uomo, non il suo amico. Non staccare gli occhi da Makarov. Sergente, c'è un passaggio qui. Forza! Ammiro il tuo coraggio, perché è almeno pari al tuo studio. Senti da che pulpito. Tutti sono rimpiazzabili. Perfino io. Vieni, Soap. Dobbiamo muovere. Sì. Muoviti. Merda. Non sei un soldato, sei un criminale di guerra. Serve assistenza medica. Perché non li aiuti, sergente? Tu. È una tua scelta. La colpa è solo tua. Sono innocenti. Nessuno è innocente. In guerra vale tutto. Sta zitto, cazzo. Sono passato, libero. Visuale sull'uscita. Forza. Voglio farti conoscere alcuni dei miei amici. Dove sono? Vicino. Anche i miei. Dovresti accettare la sconfitta. Non è una questione di vittoria, ma di successo. Il male è ovunque. Sarà sempre così. La pace è invisibile. Invece è... Occhio! Oh, Makarov! Falli fuori! Pirloni! To! To! Via libera! Raduniamoci alla sala cinesca. Usciamo fuori. Quattro granate bastano. Sollevala. Viva Vladimir. Muoviti. Capo Gold Eagle, siamo fuori. Lato est dello stadio. La vostra posizione? Bravo 6, noi siamo in zona. Avete personale nemico in arrivo da nord. Ghost fornirà copertura con fuoco di precisione. Ricevuto. Vediamoci all'estrazione primaria. 6, chiudo. Io penso a Makarov, tu facci strada. Verso dove? Ah, il parcheggio, oh Gesù. Bella verdasca, eh? Quasi quasi. No? Meglio questo. Lato destro. Occhio a sinistra. No, 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 scherzavo. Fuck. Ehi, sei tu.
Fatti. Libero, nessuna minaccia in vista. Avanzo con Makarov. Bravo 6, ci dirigiamo al punto concordato. Ricevuto in movimento. Devi restare all'aeroporto e morire lì. Se vuoi vivere, non minacciare i miei uomini, Vladimir. Siamo così in confidenza, Herschel. Ok, ci conosci. Basta leggere un cazzo di dossier. Qual è il resto del tuo piano? Questo. In che senso questo? Assurdo. Siete proprio stupidi. Ti ho fatto una domanda. Io ne ho una per te. Che ore sono? Che cazzo se ne frega di che ore sono? Il tempismo è tutto. Ricorderemo questo momento. Nel bene o nel male. L'aeroporto! Voleva solo distrarci! Brutto figlio di puttana! Soltare il cervello, so, Makarov! Non lo su, farlo! Su, fallo! Chiudi quella bocca! Me lo lasci uccidere! John, ce l'abbiamo! È sorvegliato, adesso non ci scappa più! Sta calmo, sergente! Voi non eravate i buoni. Marcirai all'inferno per questo. Morirai in un gulag con gli altri rifiuti russi. Ci rivedremo, McTavish. Te lo prometto. Non dovevo fermarti. Allora fu la cosa giusta, capitano. Allora... Trasmissione sicura, ID del Pentagono. Non sono autorizzato. No, Nick. Resta. Kate, parliamo. Stavo cercando proprio te. John, una riunione di famiglia, meglio ancora. Cosa vuoi? Vladimir Makarov, come voi? Parla, generale. Ho una pista sui fondi bancari di Makarov. Non cerchiamo soldi. Sop, trovati i soldi troverete Makarov. Come lo sai? Non hai più un esercito. Sbagliato, ragazzi. Ecco. Ci posso credere, cazzo. Sop, ti sono mancato. A dire il vero mi hai mancato tu. Laswell, se hai le coordinate, ordina un attacco aereo. Ghost, comportati bene. Cosa hai in mente? Di fare il mio cazzo di lavoro, hai presente, ragazzino? Il mio cazzo di lavoro è uccidere nemici. Tu lo sei. Siate professionali, signori. Lascia che ti illustri il quadro generale, capitano. Voi volete Makarov dentro una cassa da morto e io i chiodi. In cambio di cosa? Un reintegro. Non intendo andarmene così. Voglio il mio nome su una vittoria. Controlla la posta, Kate. A presto. Ho un nome e una posizione. Ah, non mando i miei uomini in missione. Non è una missione, sono informazioni. Cazzo, è un merdoso bugiardo, Kate. Lavoro per la CIA, non siamo dei santi. E nemmeno tu. Capitano, facciamo compromessi di continuo. È sempre così. È vero. Devo dare ragione a Kerrick. Capo, lasciaci fare. Johnny, sei con me? Sempre, tenente. Guardatevi le spalle. Ok? Che abbiamo saputo da Shepard? E quanto proviene da Graves? Quei due sono complici. Davvero? Per ora sono nostri compagni. Ho visto le informazioni, sono valide. Hanno trovato il finanziatore di Makarov. È Milena Romanova, un'oligarca. Sostiene Makarov da dietro le quinte da anni ormai. Dove si trova?
Su un'isola privata. Isolata e remota. Una fortezza in paradiso. Indovinate chi la sorveglia? Il gruppo Conny. Abbiamo la cianografia e la configurazione del terreno. Cosa stiamo cercando? Milena è irraggiungibile. Non legalmente, ma possiamo arrivare ai suoi soldi. Sull'isola ci sono server che conducono ai suoi conti. Dobbiamo superare i suoi protocolli di sicurezza. Qualcuno lì ha una chiave elettronica. Troviamolo e farò in modo di violarla. Arriveremo via acqua e ci divideremo. Io cerco la chiave elettronica. Ghost pensa al perimetro. Chi ci guida? Gestirò l'operazione con un drone. L'idea non mi dispiace. Troviamo quei soldi.